Ciao a tutti, volevo parlare in questo video di come sedurre gli iperlogici. Gli iperlogici, intanto, chi sono? Sono quelle persone che per meccanismo di difesa, da un certo momento in poi, hanno rafforzato molto la parte logico-razionale, soprattutto la parte riflessiva, comprimendo quindi la sfera emotiva. Questa compressione della sfera emotiva, diciamo, fa sì che le persone abbiano difficoltà, gli iperlogici, a vivere le emozioni, quindi anche difficoltà a coinvolgersi. E per questo una persona iperlogica tenderà a innamorarsi difficilmente. In compenso però, una volta che si sarà coinvolta in qualche modo per riflessione, quindi per logica, ragionando sopra, perché l'iperlogico non ha un colpo di testa, un colpo di fulmine, è incapace di vivere il colpo di fulmine. Arriva all'innamoramento attraverso la riflessione. Quindi però, se questa riflessione è andata a buon fine, che ha identificato la persona come la donna giusta, per dire, o l'uomo giusto, allora a quel punto lì avrà poi difficoltà a disinnamorarsi, avrà difficoltà a decoinvolgersi. Avrà difficoltà a decoinvolgersi perché, diciamo, ha costruito lentamente il coinvolgimento. Ha dato delle motivazioni, cioè si è dato delle motivazioni per stare con quella persona, anche se magari non completamente trasportato dalla passione, non completamente trasportato dall'emozione, ma in realtà le persone iperlogiche hanno proprio difficoltà a lasciarsi trasportare dalle emozioni. C'è da dire che, per contro, un colpo di testa eventualmente lo fa un iperlogico, non lo fa un emotivo. Perché immaginiamo il meccanismo di difesa dell'iperlogico come una barriera, una diga ad un fiume, fondamentalmente. È ovvio che il fiume è il fiume delle emozioni, riesce a trattenere le emozioni per un certo periodo, però se poi queste emozioni non hanno una valvola di sfogo, non riescono in qualche modo a venire fuori, ad uscire, se restano compresse, molto compresse, poi fanno come il Vaillant, diciamo, che fa 3.000 morti. Quindi è la persona iperlogica che eventualmente fa un colpo di testa, sia nel bene sia nel male. È la persona iperlogica che può perdere la testa per amore, però hanno difficoltà normalmente. Quindi affinché possa innamorarsi, un iperlogico ha bisogno di darsi una spiegazione, di vedere che quella lì è la persona giusta. Ad esempio, per fare un esempio, una donna, ad esempio, con figli, per fare un esempio, per un uomo iperlogico single potrebbe non andare bene, da un punto di vista riflessivo. Non tanto perché non va bene lei, ma perché ha una situazione familiare che non va bene, da un punto di vista razionale. Mentre un emotivo non avrebbe difficoltà di innamorarsi, pure se ha 12 figli, per fare un esempio. Perché non vive, diciamo, di riflessione, vive di istinto, vive di emozioni. Gli emotivi, per contro, hanno diciamo una capacità di innamorarsi molto rapida, ma anche una capacità molto rapida di disinnamorarsi, mentre l'iperlogico invece, se ti è identificato come persona giusta, poi ci metterà molto tempo a, diciamo, non vederti più come la persona giusta. Quindi gli iperlogici vengono considerati persone difficili proprio perché mettono un blocco, diciamo, le emozioni, vanno sedotti in modo diverso rispetto agli emotivi. Se mi comporto con un iperlogico come mi comporterei con un emotivo, avrei un fallimento totale nella seduzione. Approfondirò questo tema, per chi fosse interessato, venerdì 11 novembre a Torino, all'Educatore della Provvidenza, a un seminario che terrò proprio su come sedurre le persone difficili, quindi venerdì 11 novembre 20:45 a Torino, Educatore della Provvidenza. Il riferimento comunque è sempre il numero 333-1511703. Quindi, tornando al discorso, perdonatemi lo spot, diciamo così, tornando al discorso degli iperlogici, vengono reputati persone difficili proprio perché tendono ad avere una forte compressione delle emozioni. Quindi il modo per sedurre l'iperlogico è quello di farti vedere come la persona giusta, farti vedere come la persona giusta dalla sua sfera logico-razionale, perché se non gli dai una motivazione si difende subito. Quindi le differenze per gli iperlogici non vanno bene, cioè due persone diverse, mentre emotivamente possono coinvolgersi con situazioni familiari diverse, tendono a essere respinte dagli iperlogici. Ho fatto l'esempio,
Uomo single, donna con figli, normalmente non va bene. Non va bene perché l'iperlogico mette subito delle barriere. Oppure anche viceversa, non cambia molto. Oppure contesti culturali molto diversi. La persona iperlogica inizia a riflettere. Se io sono premio Nobel e lei che fa la cameriera, per fare un esempio, o viceversa, dire perché vale nel più e nel meno, l'iperlogico inizia subito a pensare non è la persona giusta, anche se vale anche l'inverso. Lui fa l'operaio e lei fa, che ne so, l'imprenditrice. Lui inizierà a dire no, non è la persona giusta, non ha il mio stile di vita, questo, insomma, si creerà delle motivazioni per non coinvolgersi fondamentalmente. Ecco quindi che se ci interessa una persona iperlogica dobbiamo subito dargli una motivazione al coinvolgimento. Se non saremo in grado di dare una motivazione falliremo in partenza perché verremo, diciamo, comunque bloccati. Mentre per le persone emotive vale esattamente l'inverso. Una persona emotiva, se gli dà una motivazione, fugge. Una persona emotiva vuole che la inviti a scatola chiusa, vuole che la porti, diciamo, che ne so, stasera usciamo, non so dove andremo, faremo qualcosa di strano, non so ancora cosa. Una persona iperlogica non uscirebbe mai in queste condizioni, andrebbe sempre vuole sapere esattamente. Ah, allora devo dire, sì, guarda, mi hanno regalato due biglietti del cinema che però non so bene come utilizzarli, pensavo a te perché sei una persona che ama la cultura, bla bla bla, gli faccio tutto uno spiegozzo, diciamo, in modo tale che la sua sfera logica e razionale possa essere tranquilla. E questo è importante perché se imposto la seduzione nel modo sbagliato fallisco miseramente. Tra iperlogici e emotivi sono due mondi completamente diversi. I primi, gli iperlogici, tendono a vedere il mondo attraverso il senso di colpa, attraverso il risentimento, mentre gli emotivi vivono o il piacere o gioiscono oppure piangono, sono due mondi completamente diversi. E, è ovvio che se noi con una persona abbiamo una situazione molto diversa, fatto l'esempio prima, donna con figli, uomo single, e questa dovrà trovare subito un modo per destrutturare il fatto che ha figli e fargli digerire la cosa, dargli comunque una motivazione, altrimenti ci sarà un blocco e poi è ovvio che se uno parte bloccato avrà poi difficoltà a coinvolgersi, perché metto già i piedi in avanti, metto già delle difese. E quindi, appunto, tanto è importante riconoscere gli uni dagli altri. Spiegherò bene questi concetti per chi volesse approfondire venerdì 11 novembre a Torino alle 20:45 presso l'Educatore della Provvidenza in corso Trento 13 in un seminario che terrò proprio su come coinvolgere con il comportamento, diciamo così. Il riferimento è 333-15-11-703. E tornando al discorso di prima, come riconoscerli? Beh, è abbastanza facile, persone molto iperlogiche sono persone tignose. Il prototipo dell'iperlogico è della Walt Disney e Topolino, mentre il prototipo dell'emotivo è Pippo. Quindi sono persone, in questo caso fumetti, diciamo, con caratteristiche completamente diverse. Gli iperlogici si agganciano sul rancore, sulla rabbia, sul battibecco. Bisogna battibeccare. Mentre l'emotivo è esattamente sul contrario. Poi ci sono anche delle modalità non verbali per riconoscerli. È importante fare questa differenziazione perché se la facciamo riusciremo veramente a cogliere dei modi in cui, diciamo, delle sfumature nostre comportamentali per cui saremo rapidamente più seduttivi. È ovvio che se abbiamo a che fare, ad esempio, con una persona emotiva dobbiamo tenere conto che potrà anche cambiare idea facilmente, mentre se abbiamo agganciato un iperlogico sarà difficile cambiare idea, cioè ci metterà del tempo, ti dà più segnali. I motivi iperlogici tra loro non vanno molto d'accordo, perché i primi, gli emotivi, trovano l'iperlogico freddo, algido, distaccato, e l'iperlogico trova l'emotivo una farfallone, insomma, una persona instabile, insicura, e quindi non c'è molto aggancio. Però è importante che noi riusciamo, diciamo, a capire con chi abbiamo a che fare e mettere in atto il comportamento giusto per coinvolgerlo, per sedurlo. Questo è per quanto riguarda gli iperlogici, considerate spesso persone difficili. L'appuntamento per chi vuole approfondire è venerdì 11 novembre 20:45 a Torino presso l'Educatore della Provvidenza in corso Trento 13. Ciao a tutti, ciao!